trovato agonizzante un gatto a seguito di un brutale trattamento a lui combinato. Questo purtroppo non è un fatto isolato, ovviamente vi tralascio quelli che sono i dettagli per motivi di opportunità, che sono abbastanza macabri, ma non è un fatto isolato. Sono accaduti fatti analoghi nei mesi scorsi in altre zone di Grottaferrata, quindi credo che il rispetto degli animali sia uno dei valori fondanti di una società civile e la politica non può prescindere da questo, e quindi chiedo che ci sia uno sforzo comune di Consiglio e Giunta affinché nel futuro non accadano più questi fatti, sicuro del fatto che l'amministrazione porrà in essere le adeguate politiche. Grazie. Grazie consigliere Dolci. Prego. Buonasera, volevo a parte associarmi a quanto detto, appena detto, che mi trovo assolutamente d'accordo. Io volevo fare una brevissima raccomandazione di più ampio respiro al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, a tutti quanti, in relazione all'abbazia di Grottaferrata, sia perché sia in qualche modo fatto tutto il possibile. E in questo penso che anche la minoranza sia d'accordo per arrivare in tempi congrui all'apertura, alla riapertura del museo che ormai è chiuso da 15 anni, ma soprattutto anche di attivarsi in qualche modo e per quanto possibile, io cercherò di dare anche il mio contributo nella Commissione Cultura, a partecipare in maniera adeguata al millenario della fondazione dell'abbazia che sarà nel 2024, mi pare nel mese di dicembre. Sì, ci sarà questa importante ricorrenza, per cui è vero che mancano molti anni, però cominciare a pensare di fare un percorso che possa portare cultura e arte, ma anche fare di Grottaferrata una città di cultura anche in previsione di questa importante scadenza del 2024. Grazie. Grazie consigliere Lodi. Prego consigliere Mossa. Grazie Presidente. Ho trovato nella cartellina sulla mia postazione una comunicazione che proviene dalla società polisportiva. È un tema molto sentito in questo momento, è un tema per il quale la città di Lovere ha presentato una specifica interrogazione, credo che non siamo l'unica forza politica di opposizione ad averla presentata. A fronte proprio di questa richiesta che ho letto velocemente, cioè una richiesta della convocazione di una commissione apposita e alla luce della trasparenza e della forma partecipativa con cui i problemi di Grottaferrata vanno affrontati nell'interesse della collettività, raccomando ovviamente a questa amministrazione di tener conto delle richieste e di come dire, adoperarsi affinché insieme si possano risolvere i problemi. Grazie. A lei, consigliere Conte. Ci sono altre raccomandazioni? Prego, consigliere Scarpelli. Allora, il sindaco Fontana ci aveva garantito le videoriprese di tutti i consigli comunali, quindi gradiremo per la trasparenza che siano trasmessi in diretta streaming e che si apra un canale YouTube per far sì che vengano integralmente archiviate. Per quanto riguarda il primo consiglio comunale, dove lo possiamo, la diretta che è stata fatta, dove la possiamo consultare? Vuole una risposta subito? Perché adesso lei le raccomandazioni che fa il sindaco. Se lei termina il suo intervento, poi il sindaco le risponde. Ok, posso andare avanti? Prego. Vista la situazione molto difficile economica, proponiamo inoltre che la Tari su richiesta sia spalmabile fino a 12 rate annue, naturalmente senza interessi. In comuni limitrofi questo già avviene e addirittura a Frascati è possibile farla in 12, in 18. Poi vorremmo congratularci con l'iniziativa dell'associazione Salva Bebè a mamme e famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico, sponsorizzato dall'assessore Gabriella Sispi e di tutta la giunta che con delibera 18 del 10 luglio del 2014 hanno infatti approvato l'iniziativa che ha il fine di sostenere concretamente famiglie e persone in condizioni di fragilità e di pesante difficoltà socio-economica attraverso la distribuzione di vestiario, corredi e giocattoli. E qui mi vorrei agganciare e portare l'iniziativa per cercare di raccogliere fondi e per far sì che per la prima volta anche la politica contribuirà veramente e concretamente aiutando chi è in seria difficoltà. In che modo?
Noi consiglieri, rinunciando ai nostri gettoni di presenza e accantonandoli in un fondo, potremo a fine anno donarlo all'associazione Salva Bebè, aiutando così in modo concreto queste famiglie indigenti. Io personalmente lo farò e rinuncerò ai miei gettoni di presenza, anche se parliamo di una cifra minima, ma sempre meglio di niente. E presentando un documento ufficiale al prossimo consiglio farò la conta di chi aderirà e chi invece risulterà insensibile. Naturalmente l'invito è aperto a tutti gli assessori, al Presidente del Consiglio e al Sindaco, a tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa, perché accantonare una somma, anche se minima per noi, non è niente, ma per chi non arriva a mettere in tavola neppure un piatto di pasta, invece credo sia molto. Naturalmente, se non fosse possibile donare somme di denaro, le tramuteremo in buoni alimentari da spendere nelle attività produttive sempre di cittadinanza, e se troverete difficoltà anche perseguendo questa via, compreremo direttamente generi alimentari per il totale delle somme accantonate, così che oltre a giocattoli e vestiti avranno pasti da consumare. Vorrei ringraziare. Scusi un attimo, consigliere. Allora, in base all'articolo 19, tutti i consiglieri comunali possono fare raccomandazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le raccomandazioni vanno fatte prima che inizia il consiglio comunale, direttamente al sindaco. Queste però sono interrogazioni, non è una raccomandazione. Le raccomandazioni sono quelle che hanno fatto i suoi colleghi prima di iniziare. Allora mi scuso Presidente, ufficializzeremo poi in seguito questa interrogazione. Voglio perdonare la mia inesperienza. Senza ombra di dubbio, se lei però deve fare interrogazioni, quelle vanno fatte per iscritto. Le faremo per iscritto. Grazie. Se deve terminare il suo. No, ho finito, grazie. Prego, consigliere Procaretti. Volevo raccomandare il sindaco. Questa è l'ultima seduta del Consiglio Comunale prima della pausa estiva, di tenere informato il Consiglio Comunale su come intende di organizzare o sta organizzando la macchina amministrativa, in particolare gli uffici e i servizi. Ho saputo che c'è stata qualche ipotesi di cambiamento, che c'è qualche questione in corso, quindi se usa una formula di comunicazione che lui ritiene opportuno usare per tenere informati i consiglieri comunali anche su come intende riorganizzare la macchina amministrativa, di essere molto grato. Grazie. A lei, consigliere Broccarelli, ci sono altre raccomandazioni?